parlando con Marco, io dicevo che ogni festival e ogni festival queer ha un suo sapore o un profumo, e come i profumi hanno diverse parti, hanno una nota di base che è il sapore principale, che secondo me è la città. E quindi discutendo parlavamo di come questo festival sia profondamente radicato in questa città e abbia un sapore differente dal nostro o da quello di Milano o di Bologna, perché si sente il rapporto fortissimo che avete con questa città. Sopra questo sapore di base, che è affascinante e è unico perché è unico nella vostra città, ci sono poi altri sapori che sono le vostre scelte culturali. E devo dire che rispetto ad altri festival che ho visto, e te lo dico sinceramente, questo festival è quello che ha più, in cui vedo più un substrato culturale, una scelta ragionata e culturale profonda in ogni sua parte. Concordo, sono veramente d'accordo, ne avevamo appunto parlato un po' insieme in questi giorni, in particolare sottolineo la scelta dei luoghi, questo luogo qua è particolarmente significativo, particolarmente interessante, nel senso che si presta anche alla commistione di cose diverse, c'è il festival, ci sono alcune mostre d'arte contemporanea, diciamo, e questo favorisce anche un'utenza che è un po' diversificata, e questo è un valore aggiunto notevole che in un festival, diciamo, strutturato su una tematica abbastanza specifica, è importante riuscire a ricercare, riuscire ad ottenere, e secondo me voi ci riuscite molto bene. Noi stiamo cercando di costruire questo festival che si chiama Orlando, che è al terzo anno, ha chiuso il terzo anno pochi giorni fa, a maggio, e comincia già il cantiere del quarto. Orlando è un festival queer che è organizzato da una rassegna, o meglio da un'associazione culturale molto solida a livello cinematografico, che è la 80 Film, ma che indaga temi che non sono per niente tradizionali e per niente facili per una città come Bergamo. E quindi il nostro nord gelido e chiuso a livello relazionale è in difficoltà sui temi del queer, molto in difficoltà. E quindi Orlando è un festival che cerca, utilizzando il cinema ma non solo, e quindi questa è una diversità che utilizza molto anche l'arte performativa dal vivo, quindi il teatro, la danza, cerca di smuovere un po' i tasselli e di aprire le possibilità e le libertà di tutte le persone, quindi rispetto ai ruoli di genere, rispetto agli stereotipi di genere. Buonasera. Rispetto alle possibilità che tutti noi abbiamo. È un festival quindi molto piccolo, che però sta crescendo in modo costante, per fortuna, e speriamo che aumenta. Per noi è fondamentale, appunto perché siamo in crescita, la relazione con realtà invece più esperte, che in diversi territori, come una pianta che non può crescere in tutti i luoghi in modo uguale, perché appunto i luoghi, i climi sono differenti, però è importante avere relazioni con altri festival, e questo è un bellissimo festival, quindi siamo felici di avere questo rapporto, e lo dico anche questo sinceramente, senza piaggeria o falso modesto. Quest'anno in realtà è stato il primo anno in cui io ho iniziato un po' a collaborare col festival, grazie appunto all'edizione precedente, nel senso che è stato grazie un po' a Orlando, seconda edizione, che ho conosciuto Mauro, che ho conosciuto un po' lo staff. Sono rimasto molto colpito dalla qualità della proposta e quindi mi sono un po' attivato nei limiti, insomma, delle competenze che ognuno ha, nel dare una mano quest'anno, quindi principalmente a livello organizzativo, quindi visione di film, quindi supervisione insieme a Mauro di scelte, diciamo, di proposte, filmiche principalmente, in quanto Mauro invece è particolarmente sul pezzo per quanto riguarda l'aspetto più teatrale di danza, insomma, nel senso che è anche il suo lavoro, quindi insomma di quello ti occupi nello specifico. Io ho uno sguardo anche un po' più educativo, nel senso che sono un insegnante, quindi c'è un blocco di Orlando a cui io tengo molto, che è il blocco di Orlando Scuola, una proposta che facciamo per le scuole superiori, in particolare sul biennio degli istituti superiori, in cui si propone in una serie di mattinate la visione di un film con dibattito gestito in maniera strutturata da una serie di realtà che si occupano di omofobia e di, diciamo, educazione all'identità di genere, alle orientamenti sessuali nella bergamasca. E siamo molto contenti perché appunto rispetto all'anno scorso è stato davvero un'esplosione, potremmo dire, di richieste, e ci sembra, diciamo, da una prima, diciamo, revisione non ancora del tutto strutturata che abbiamo fatto, il festival è finito 2 settimane fa,
che la risposta sia stata molto positiva. Quindi anche questo è un versante a cui teniamo molto, io tengo molto, e che spero si possa, diciamo, sviluppare in futuro in maniera anche maggiore, insomma.